Ciao a tutti, sono Gabriele Ferrarese e questo è il primo dei video in cui vi racconterò Made in Italy, manuale del trash italiano 1980-2020. Il libro è diviso per anni, dal 1980 al 2020, e per ogni anno c'è un'introduzione che spiega tutte le cose importanti che sono successe durante l'anno e poi ci sono delle schede che affrontano nel dettaglio le cose magari in assoluto meno importanti, ma secondo me più interessanti per capire quello che era l'Italia e quello che erano gli italiani in quel periodo. Per il 1980 una delle schede racconta Fantozzi contro tutti. Fantozzi contro tutti è il terzo capitolo della saga del ragionier Ugo, interpretato da Paolo Villaggio, ed è diretto da Neri Parenti. Per i non maniaci è quello del professor Birkenmeier, per cui tu mancia, e della Coppa Cobram, sempre per avere qualche coordinata. Un'altra cosa che probabilmente vi ricorderete è che nel film appare Diego Batantuono nei panni del fornaio cecco, quello con cui il ragionier Ugo tema lo tradisca, Pina. Perché Fantozzi è importante? L'hanno detto in tantissimi e non c'è bisogno di ripeterlo, però forse c'è qualcosa che è bene ricordare di Fantozzi, ovvero che vedendo questo impiegato di questa megaditta parastatale, appunto fantozziana, tutti ridevano pensando di vedere il vicino di casa, l'amico inetto, il parente sfigato, e non si accorgevano che c'erano loro stessi raccontati in quei film. Fantozzi è stato davvero un agente di cambiamento per gli italiani perché ha fatto notare a tantissime persone, a milioni di persone, la popolarità di Villaggio in quegli anni era enorme, davvero inimmaginabile oggi, che forse c'era qualcosa da nascondere, da riporre nell'armadio, da dimenticare, da lasciar perdere, forse anche un pochino di cui vergognarsi, ma senza dirlo a nessuno. Ciao a tutti e a presto!